Ciao a tutti, sono Nicola Sabatini, presidente del Centro Culturale Kolbe di Varese. In questo podcast incontriamo alcuni candidati del nostro territorio alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, per tentare di aiutarci nel difficile lavoro di elettori in questa anomala campagna elettorale. In questo episodio ascoltiamo Guido Bonoldi. È candidato per Italia Viva nel collegio uninominale di Varese per la Camera dei Deputati. È stato eletto consigliere comunale a Palazzo Estense con la lista moderata riformista Lavoriamo per Varese ed è molto conosciuto in campo medico-sanitario per via della sua professione e per aver ricoperto il ruolo di presidente della Fondazione Molina. Buon ascolto a tutti. Una politica sana e attenta dovrebbe perseguire la creazione di condizioni sociali oltre che economiche, che favoriscano lo sviluppo di ogni cittadino, quello che gode di possibilità di mezzi e condizioni come quello più svantaggiato. In quest'ottica, quali provvedimenti proporrebbe per un'azione realmente condivisa tra tutte le forze politiche e veramente al servizio di tutti? Nella lettera enciclica Fratelli Tutti, Papa Francesco parla di amore politico, che, scrive, ha la finalità di progredire verso un ordine sociale e politico la cui anima sia la carità sociale. Quindi un'attenzione ai bisogni non solo di singole persone, ma anche di gruppi o categorie sociali, ad esempio gli immigrati senza fissa dimora, i disabili, i giovani. Come diceva Don Milani, occorre passare da una politica dell'io ad una del noi. È chiaro che elaborare provvedimenti realmente condivisi da tutte le forze politiche e veramente a servizio di tutti è un'impresa ardua. Per noi di Azione Italia Viva sono importanti a questo riguardo due categorie che devono andare di pari passo, inclusione e sostenibilità. Il nostro sistema di welfare, che è un buon sistema, pensiamo ad esempio al nostro sistema sanitario universalistico, deve poter reggere nel tempo. Sappiamo bene che a questo riguardo il problema più grosso che ci troviamo ad affrontare è la denatalità. Per affrontare la crisi demografica bisogna agire su due fronti. Sostenere le famiglie che accettano la sfida di mettere al mondo ed allevare dei figli e favorire una immigrazione regolare e programmata. Ma già qui le forze politiche si dividono, in quanto alcune di esse, in modo fuorviante, sventolano lo spauracchio dell'immigrazione come uno dei principali cavalli di battaglia della loro propaganda. Il mondo sta uscendo dalla globalizzazione che abbiamo conosciuto negli ultimi due decenni affrontando enormi crisi economiche, una grave pandemia e ora la guerra in Europa e una crisi energetica senza precedenti. Come vede in questo scenario in rapida evoluzione la collocazione dell'Italia a livello internazionale, dall'Unione Europea al contesto mondiale? Cosa può fare l'Italia per la pace in questo contesto? L'Italia è uno dei sei paesi fondatori della Comunità Europea, nella quale ha sempre creduto ed investito. Proprio in questo ultimo periodo così drammatico, abbiamo toccato con mano quanto sia importante la nostra appartenenza all'Unione Europea ed anche il contributo fondamentale che l'Italia ha fornito attraverso il governo Draghi. Pensiamo ad esempio al grande programma Next Generation EU che ha dato vita al PNRR o al viaggio a Kiev di Draghi, Macron e Schulz. Inoltre dobbiamo partire da una considerazione generale. Una nazione come l'Italia, che ha un debito pubblico elevato ed ha bisogno di investitori internazionali per finanziarlo, deve essere molto attenta alla sua immagine nel mondo. Aver fatto cadere il governo Draghi, così apprezzato a livello internazionale, prima della fine naturale della legislatura, è stato letto a livello internazionale come segno di scarsa affidabilità da parte del nostro paese. Una speciale considerazione riguarda poi il nostro ruolo nel Mediterraneo, dove l'Italia deve tornare a giocare un ruolo importante come è stato in passato. Sul tema della pace ritengo che il contributo più importante debba essere dato dall'Unione Europea. Guardando alla storia del nostro paese, i corpi intermedi sono sempre stati elementi fondamentali della società, anche se oggi sembra si faccia più fatica a riconoscerne l'importanza. In molte situazioni sono essenziali ad affrontare drammi come la povertà dilagante, la solitudine di tanti cittadini, la mancanza di lavoro e una diffusa sfiducia nel futuro. Che ruolo hanno oggi, nella sua visione, rispetto a quello dello Stato e della società intera? Nella Fratelli Tutti, che ho già citato, Papa Francesco, nel capitolo dedicato alla politica, che ha come titolo L'amore politico, introduce il binomio inscindibile di persona e popolo e scrive: «Ognuno è pienamente persona
quando appartiene a un popolo, e al tempo stesso non c'è vero popolo senza rispetto per il volto di ogni persona. Ma il popolo non è una massa indistinta e le persone non sono semplicemente individui. Il popolo prende forma attraverso realtà comunitarie, libere aggregazioni, opere sociali, i corpi intermedi appunto. Sempre a proposito del popolo, il Papa fa un'altra affermazione molto interessante. La categoria di popolo è aperta, un popolo vivo, dinamico e con un futuro è quello che rimane costantemente aperto a nuove sintesi, assumendo in sé ciò che è diverso. Quindi la politica deve mettersi al servizio di questo popolo e di ogni persona, con un'attenzione particolare ai corpi intermedi, secondo il principio della sussidiarietà, che per noi di Azione Italia Viva, così come anche per altri partiti, costituisce uno dei principi fondamentali che orienta la nostra azione politica. Il mondo della formazione in Italia soffre di gravi problemi. Abbiamo la più bassa percentuale di laureati in Europa, il numero degli abbandoni scolastici è drammaticamente elevato, l'analfabetismo di ritorno è a livelli preoccupanti, i risultati dei nostri studenti liceali sono spesso più bassi rispetto a quelli di tanti paesi OCSE. Quali azioni proporrebbe per uscire da questa situazione? Il tema della formazione è fondamentale e dovrebbe costituire, in un certo senso, un'impresa di tutto il popolo. È chiaro che in una società in cui prevalgono l'individualismo e l'estraneità tra le persone, i giovani sono abbandonati a se stessi, come pecore senza pastore, direbbe il Vangelo. Mentre i giovani hanno bisogno di essere accompagnati da persone che testimoniano la bellezza dell'essere uomini, di scoprire la realtà, di imparare un mestiere. Ci sono poi anche questioni di disponibilità di servizi educativi, organizzazione scolastica, formazione di docenti, nuovi percorsi formativi, rapporto tra formazione e mondo del lavoro. Pensiamo per esempio al grande tema della formazione professionale. Ma credo che la questione fondamentale sia quella di recuperare uno slancio educativo che deve permettere alle diverse sensibilità di esprimersi secondo il principio della libertà di educazione. Marco Cappato, presidente dell'Associazione Luca Coscioni, ha recentemente esibito una maglietta con la domanda «A chi appartiene la tua vita?». Al di là delle diverse opinioni, il tema dei diritti è ben presente nel dibattito di oggi. A partire dalla sua esperienza personale, quali sono per lei i diritti fondamentali della persona e in cosa trovano fondamento? Se l'unico criterio delle proprie scelte, delle proprie azioni è l'autonomia, allora la risposta implicita nella domanda che Marco Cappato ha fatto stampare sulla sua maglietta è: la mia vita appartiene solo a me. Peccato che però così non ci sia più la possibilità di una risposta vera alla domanda «Ed io che sono?». Se non risposte apparenti, mutevoli, prive di fondamento, oggi si dice liquide. Ma dobbiamo riconoscere che la posizione di Cappato nella nostra società è quella predominante, magari non così puntigliosamente affermata, ma come un comune sentire che ha poi tante conseguenze pratiche. Nella sua recente intervista all'Osservatore Romano, Monsignor Matteo Zuppi afferma che è saltata completamente l'idea di limite e che l'idea è che non ti evolvi se non moltiplicando le esperienze, sperimentando tutto e cambiando a piacimento le interpretazioni del reale. Per me è evidente che la mia consistenza sta tutta nel riconoscimento che io sono un dono, che la realtà intorno a me è un dono e quindi la vita è rapporto con un tu. Questo possiamo testimoniarlo anche con il nostro modo di fare politica. Nell'intervista già citata, Monsignor Zuppi si chiede che cosa può ancora suggerire l'antropologia cristiana al mutato e mutante uomo di oggi e risponde: può testimoniare che il cristiano è un uomo felice ed è un uomo comunitario. Ritiene che l'Occidente e in particolare l'Europa abbiano ancora una chiara identità culturale? Con quali parole la descriverebbe? Josef Ratzinger, nel suo libro La vera Europa, identità e missione, afferma che il contributo dell'esperienza cristiana ha segnato in modo irreversibile la storia del nostro continente, valorizzando nell'uomo europeo ragione, libertà e desiderio. Si tratta di un'eredità che in qualche modo permane, anche se a un livello ridotto, rattrappito. La ragione come misura, la libertà come arbitrio, il desiderio come diritto. Rimane però una caratteristica che differenzia l'Europa da altre aree del mondo ed è la democrazia. Lo vediamo nel sostegno convinto che l'Unione Europea sta fornendo all'Ucraina, aggredita
dalla Federazione Russa guidata da un governo autoritario. Ritengo quindi che l'Europa rimanga per noi uno spazio di dialogo e di costruzione comune fondamentale.